Pace e bene a tutti. Catechesi, seguendo la liturgia del giorno, tempo ordinario, anno pari, 18ª settimana, mercoledì. Dobbiamo gridare al Signore. Fossimo anche lontanissimi da Lui, ma se ci mettiamo in preghiera, gridando la nostra povertà, la nostra debolezza, il bisogno di Lui, il Signore si ascolterà. Come quella volta ha ascoltato una cananea. Gesù era andato al nord per evitare problemi per lui, perché in Giudea molti pensavano alla sua morte. Lui si rifugia, per così dire, tra gli stranieri in Siria, presso Tiro, Sidone. Là una donna cananea, una di un popolo nemico di Israele, si mette a gridare: figlio di Davide, aiutami, mia figlia è tormentata da un demonio. Gesù non le rivolge neppure una parola. E gli apostoli implorano per lei, perché sta gridando, non ne possono più. È il grido disperato di una mamma, ma è il grido di una donna che prega: figlio di Davide, abbi pietà di me. Lo raggiunge, si prostra: Signore, aiutami. E Gesù le risponde finalmente: non è giusto dare il pane dei figli ai cagnolini. Gesù con un diminutivo la risparmia, perché tutti quelli che non avevano il segno della circoncisione erano dal popolo di Israele considerati come animali. Ebbene, lei risponde con una grande fede: ma anche i cagnolini mangiano le briciole di ciò che cade dalla mensa del padrone. Gesù è colpito dalla fede di questa donna. Del resto, Gesù chiede sempre la fede: grande è la tua fede, sia fatta secondo i tuoi desideri. La tua fede, la fede. Oh, Gesù si commuove quando vede l'adesione della nostra fede, il grido della nostra preghiera. Come del resto, tutto il tempo dell'attesa della venuta del Figlio manifesta la tenerezza di Dio, anche quando il Signore deve rimproverare e punire il suo popolo Israele. Però a un certo punto, ecco Geremia che manifesta la tenerezza di Dio, Dio che si commuove pensando al suo figlio Israele. Ha trovato grazia questo figlio nel deserto della vita. Allora sarai riedificata, vergine figlia di Sion. Vergine è qualcosa di bello, misterioso, figlia di Sion, la terra eletta dal Signore, dove il Signore trasformerà la vergine in una realtà di chiesa, vergine fatta chiesa, ambito aperto alla Chiesa, alla vita divina, come la Vergine Maria, il giardino stupendo di Dio sulla terra. Allora sarà di nuovo nella piantagione, tanti frutti. Dio si commuove per il suo popolo e utilizza questa immagine della natura: riedificare, piantare, ricostruire. La verginità, tutto deve ritornare al Signore. Tutti canteranno: andiamo a Sion. Se Gesù, figlio di Dio, ha ascoltato una cananea, una mamma cananea, nemica del suo popolo, come non ascolterà la voce piena d'amore della sua mamma Maria di Nazaret, quando lei, come madre, ha diritto di presentarsi a Dio, al Padre, al Figlio, Gesù, nello Spirito Santo?
per chiederci ogni grazia, madre di ogni grazia, come la Chiesa la canta, soprattutto nelle litanie lauretane, ma in tutta la liturgia, madre della grazia e delle grazie. O madre, vergine, sposa dello Spirito Santo, ottienici questa pienezza di grazia con una benedizione che da Dio parte, discende dal cielo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo e brilla per noi nel tuo cuore materno. Pace e bene a tutti.